Allora, buongiorno. Nella lezione di oggi continuiamo ancora, almeno nella prima parte, a parlare di inviluppi. Andiamo a considerare ancora una volta un esempio che abbiamo trattato in diverse occasioni, sotto aspetti diversi, che riguarda il moto di Cardano. Allora, se andiamo a considerare questo schema con questo sistema di riferimento OXY, e qui abbiamo l'asta AB che è di lunghezza L, la sua generica configurazione è determinata, per esempio, da questo angolo beta, quindi abbiamo un meccanismo ad un grado di libertà. Ok? Bene, allora abbiamo considerato questo esempio in diverse circostanze, abbiamo ricavato l'equazione delle polari, come ricorderete, e in questo caso invece andiamo a considerare un aspetto diverso, vale a dire quello dell'inviluppo. Allora, noi vogliamo andare a trovare l'equazione della curva inviluppo della retta passante per A e B. Ok? Quindi vado qui, per esempio, a prolungare, vedo la retta passante per l'asta A e B, dove il punto A è vincolato naturalmente a muoversi secondo l'asse X, il punto B è vincolato a muoversi secondo l'asse Y. Tipicamente accade nel meccanismo di Cardano. Bene, allora, come abbiamo imparato dalle lezioni precedenti, al fine di ricavare l'equazione della curva in inviluppo, dobbiamo prima di tutto ricavare l'equazione della famiglia di curve. In questo caso la nostra curva in particolare è una retta, ok? In questo caso possiamo anche riferire direttamente questa retta e quindi di conseguenza l'equazione della famiglia al sistema di riferimento fisso. Abbiamo visto che il discorso può essere affrontato anche in maniera diversa: si prende un sistema di riferimento mobile, si conosce normalmente l'equazione vettoriale della curva nel riferimento mobile, mediante una matrice di trasformazione riportiamo nel sistema fisso e poi si prosegue con gli step successivi al fine di determinare l'equazione della curva in inviluppo. Però qui il discorso è talmente semplice, perché anche se prendessi un sistema di riferimento mobile, praticamente avrei l'equazione di questa retta, che sarebbe in sostanza un asse coordinato. Va bene? Quindi possiamo facilmente esprimere direttamente l'equazione di questa retta rispetto al riferimento fisso. Come vedete, questa retta taglia gli assi coordinati nei punti A e B, e quindi possiamo facilmente fare riferimento a quella che è nota come l'equazione segmentaria della retta. Quindi la x diviso questa intersezione della retta con l'asse x, che è negativa e quindi è meno L coseno di beta, più y diviso questo tratto, cioè OB, ma OB è uguale ad L per il seno di beta uguale a 1. Mi risulta comodo scrivere direttamente l'equazione della retta in questo modo, ripeto, in forma segmentaria. Allora, andiamo a fare qualche piccolo sviluppo. Se moltiplico per il seno di beta, qui ho meno x tangente di beta più y, questo è uguale ad L per il seno di beta. Ok? Bene,
e, anzi questo se lo portiamo al primo membro, in questo modo abbiamo direttamente l'equazione della famiglia di rette rispetto al sistema fisso. Tant'è vero che questa è un'equazione in forma implicita, dove abbiamo una funzione di xy che servono per la definizione della curva nel piano, in questo caso una retta, e poi c'è beta che è il parametro di configurazione o il parametro del moto, giusto? Così come abbiamo fatto in altri esempi inerenti problematiche di questo tipo. Per arrivare all'equazione della curva in sviluppo, abbiamo imparato che possiamo procedere in questo caso in questo modo, cioè andando ad imporre che la derivata parziale della funzione f rispetto al parametro del moto deve essere uguale a zero. Quindi abbiamo meno x sul cosin quadro di beta meno L coseno di beta uguale a zero. Quindi abbiamo derivato l'equazione della famiglia rispetto al parametro del moto, questa derivata viene imposta uguale a zero. Va bene? Allora, se andiamo a sviluppare questa, otteniamo che x è uguale a meno L coseno al cubo di beta. Ok? Questa è la condizione che deve essere combinata con l'equazione della famiglia per ricavare l'equazione della curva in sviluppo. Ok? E quindi basta sostituire la x qui dentro, vediamo che cosa succede. Allora, qui abbiamo un meno L coseno al cubo di beta per la tangente di beta più y meno L seno di beta uguale a zero, semplicemente sostituito. Quindi che cosa otteniamo? Otteniamo che y è uguale ad L seno di beta, messo in evidenza, per 1 qui abbiamo un L coseno, no, L sta in evidenza, quindi abbiamo un cosen quadro di beta. Va bene? C'è un meno, attenzione perché questo è più, e abbiamo meno x tangente di beta, devo andare a sostituire meno L, quindi 1 meno cosen quadro e sen quadro, per cui questo è uguale ad L seno al cubo di beta. E quindi abbiamo ottenuto in forma per il momento parametrica l'equazione della curva in sviluppo, dove la x è già esplicitata da questa e la y è uguale ad L per il seno al cubo di beta. Bene? Allora, qui possiamo anche rispettivamente esplicitare il coseno di beta dalla prima. Queste sono già date, quindi la curva in sviluppo è già questa in forma parametrica. Però noi vogliamo giungere anche ad un'espressione in forma implicita e possiamo fare in questo modo. Quindi coseno di beta è uguale a
meno x su L elevato a un terzo, e dalla seconda abbiamo che il seno di beta è uguale a x su L elevato a un terzo. Bene? Se vado a quadrare e sommare membro a membro, otteniamo se il quadro più cos quadro, quindi abbiamo 1 al primo membro, e al secondo membro otteniamo x su L alla 2 terzi più x su L, scusate qui, questa è y, pardon, questa è y, questa è y elevata alla 2 terzi. E in maniera ancora più compatta abbiamo x alla 2 terzi più y alla 2 terzi più uguale a L alla 2 terzi. Ecco, questa in forma implicita è l'equazione della curva in sviluppo, che in questo caso risulta essere una astroide. Un astroide che sostanzialmente è una ipocicloide a quattro cuspidi. Allora, questa è un astroide e può essere generata anche in maniera diversa, perché come dicevo è una ipocicloide a quattro cuspidi. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso prendere una circonferenza e un'altra circonferenza interna, quindi come se fossero le traiettorie polari del moto, quindi immaginiamo come se questa fosse lambda, questa è L, e questo è il piton zero, il centro di istantanea rotazione. Ecco, il diametro della il diametro della circonferenza interna risulta pari ad un quarto il diametro della circonferenza esterna. Quindi se D è il diametro della circonferenza esterna, il diametro di piccolo è uguale a D grande quarti. Ok? Infatti con queste proporzioni che cosa si verifica? Nel moto di puro rotolamento della polare mobile all'interno della polare fissa, se andiamo a prendere come punto tracciante proprio il centro di istantanea rotazione, la curva che viene fuori è esattamente questa. Qui abbiamo una cuspide, come accade per la traiettoria del centro di istantanea rotazione. Ecco, ma nel movimento totale continuo della polare mobile all'interno della polare fissa viene una curva di questo tipo, che è appunto una astroide. Ok? Scrivo anche qui. E quindi è una particolare ipocicloide, poiché è una traiettoria generata dal puro rotolamento di una circonferenza all'interno di un'altra. Questa curva è la stessa che noi otteniamo qui come curva in sviluppo. Va bene? Che otteniamo qui come curva in sviluppo? Allora, aggiungiamo delle ulteriori considerazioni. Nel movimento di questa asta AB, noi sappiamo che il centro di istantanea rotazione cade in questo punto, giusto? Siamo anche in grado di tracciare la circonferenza dei flessi, che coincide in questo caso particolare con la polare mobile, ma coincide anche con un ramo
della cubica di curvatura stazionaria che adesso vado a tracciare, e naturalmente la circonferenza dei flessi è questa. Va bene? Questa è la circonferenza dei flessi, che ripeto coincide anche con la polare mobile del moto di Cardano. Bene, questa curva a stronghe, che è la curva in sviluppo di questa retta, chiaramente presenta una sua evoluta ed è possibile determinare centri o i raggi di curvatura in un particolare punto della curva, naturalmente. Ma siccome quella curva, cioè l'astroide, è generata come sviluppo di rette, noi ritorniamo nel discorso di circonferenza dei regressi, giusto? Ricordate che la circonferenza dei regressi è il luogo dei centri di curvatura delle curve in sviluppo di rette, e quindi questo è il caso. Allora andiamo un po' a confrontare diciamo l'approccio più matematico relativo alla determinazione della curva in sviluppo con il centro di curvatura della curva stessa, che possiamo viceversa ricavare utilizzando la circonferenza dei regressi. Allora, la circonferenza dei regressi passa per pi con zero ed ha la caratteristica importante che ha lo stesso diametro della circonferenza dei flessi ed è speculare. Quindi noi, avendo trovato facilmente quella dei flessi, quella dei regressi è l'opposto. La devo semplicemente ribaltare rispetto alla tangente in pi con zero. Ok? Quindi, se questo è il, anche coincide con il polo dei flessi, e questo è il diametro della circonferenza dei flessi, noi andiamo a ribaltare questa circonferenza, ripeto, rispetto alla tangente, che è ovviamente tangente in pi con zero, che è perpendicolare al diametro, ecco da qui, questa è la circonferenza dei regressi. Questo punto qui è quello che abbiamo indicato come polo dei regressi. Va bene? Ok. Siccome la curva, in questo caso la retta generatrice dell'inviluppo e l'inviluppo stesso sono profili coniugati, va bene? Qual è il punto di contatto in questo istante? Devo andare a prendere la perpendicolare da pi con zero alla retta, perché sono coniugati soltanto quando la velocità relativa è una velocità di puro strisciamento. Va bene? Quindi attenzione, io adesso vado a considerare da pi con zero la perpendicolare alla retta, che è leggermente inclinata, diciamo in generale non coincide assolutamente col diametro. Va bene? Quindi diciamo che questo è il punto di contatto e questo angolo è uguale a 90 gradi. Qual è la curva astroide? L'astroide l'ho disegnata lì, considerandola come una ipocicloide a quattro cuspidi. Se la vado a disegnare su questo primo schema, il punto di contatto, ripeto, tra la retta e il proprio sviluppo è questo punto qui, M, e quindi la curva si presenta sostanzialmente in questo modo. Thank you.
questo è un ramo dell'astroide che è tangente alla retta in sviluppo nel punto M, che è anche il piede della perpendicolare condotta da P con 0 alla retta stessa, perché questa retta passante per A e B e l'astroide, cioè la sua curva in sviluppo, sono profili coniugati, possono essere assunti come profili coniugati. Qual è la cosa interessante? Che io ho ottenuto l'equazione dell'astroide sia in forma parametrica che in forma implicita. Bene, con riferimento alla geometria differenziale io posso ricavare il raggio di curvatura e la posizione del centro di curvatura dell'astroide in questa posizione particolare. Ok? Posso farlo con la geometria differenziale. Ma dal punto di vista più ingegneristico, noi possiamo facilmente ricavare il centro di curvatura della curva in sviluppo per il tramite della circonferenza dei regressi. Qual è il centro di curvatura? È questo. Questo è omega nel punto M dell'astroide. Dell'astroide perché è la curva in sviluppo della retta. E allora qui, se noi facessimo riferimento alla formula di Lavoisier-Savary per i profili coniugati, che cosa abbiamo? Che il centro di curvatura di un profilo sta all'infinito, ok? Perché un profilo è rettilineo, è dato alla retta passante per AB, e quindi di conseguenza il centro di curvatura del centro di curvatura della retta che sta all'infinito si trova sulla circonferenza dei regressi. Ne abbiamo parlato a suo tempo a proposito della formula di Lavoisier-Savary per profili coniugati. E questo è un esempio pratico applicativo che ci consente, come vedete, molto facilmente di andare a trovare sia il raggio di curvatura, perché sarebbe omega mm, sia la posizione del centro di curvatura della curva in sviluppo solo di rette. Va bene? E questo è un grande vantaggio. Ecco, questo può essere risolto anche per esercizio, perché avendo le equazioni della curva in sviluppo, noi possiamo, ripeto, anche con la geometria differenziale, andare a trovare il raggio di curvatura e confrontare con quello che viene fuori dalla circonferenza dei regressi. Il diametro è lo stesso. Per completezza, la curva astroide la possiamo disegnare anche qui e otteniamo qualcosa di questo genere. Bene, allora questo era un esempio che vi volevo mostrare, cioè il collegamento tra l'utilizzo della circonferenza di regressi con la teoria dell'inviluppo. A questo punto ci spostiamo e torniamo a parlare di ruote dentate. Ok? A parlare di ruote dentate abbiamo detto alcune cose qualche lezione fa, quando abbiamo parlato di generazione di profili coniugati. Quindi con il metodo dell'inviluppo o il metodo dell'epiciclo basato sull'applicazione del teorema di Cameron. Ecco, quindi se noi abbiamo il caso classico di applicazione del metodo dell'epiciclo è quello delle ruote dentate, perché? Perché in questo caso io conosco la legge di moto relativo per il tramite delle polari e voglio determinare entrambi i profili coniugati, no? Situazione diversa dal caso appena esaminato in cui un profilo coniugato è assegnato e ricavo l'altro per il sviluppo, ok? Invece in questo caso io voglio determinare, ripeto, entrambi i profili coniugati. Questo l'abbiamo già detto come fare. Possiamo applicare il teorema di Gamow e con riferimento alle ruote con profilo revolvente abbiamo visto che non è possibile utilizzare
soltanto una retta, perché otterremmo dei profili non realizzabili a causa dell'interpenetrazione degli stessi, cosa che si verifica perché in tal punto hanno i profili lo stesso raggio di curvatura, e quindi, come ricorderete, noi andiamo a considerare l'applicazione più generale del teorema di Camus, cioè dove entrambi i profili vengono generati piuttosto che come traiettoria di un punto, come inviluppo di un'altra retta, della retta eta, che è solidale alla curva epiciclo epsilon. Quindi questo punto qui è pi con zero, questo è il centro di curvatura, chiamiamola con pi con 1 come curva polare, ma cominciamo a chiamarla come curva primitiva, e O con 1 è il centro, cioè il centro di curvatura. Ecco, la cosa che volevo sottolineare in aggiunta a quanto detto in precedenza riguarda i profili di assortimento. Cioè, quando noi parliamo di profili di assortimento, praticamente stiamo facendo riferimento in qualche modo al teorema di Camus. Quindi voglio sottolineare questo aspetto. Allora, dal modo di puro arrotolamento di epsilon su pi con 1 si genera una famiglia di rette, che è la famiglia di rette eta. L'inviluppo di questa famiglia di rette qui genera il profilo coniugato. Va bene? Profilo coniugato, ma siccome il profilo è coniugato, noi da P possiamo andare a prendere la normale e quindi individuiamo, come fatto prima, il punto di contatto, e di conseguenza qui abbiamo una condizione di tangenza tra il profilo eta e il profilo coniugato. Questo profilo coniugato si dimostra essere una curva evolvente. Evolvente non della primitiva, ma evolvente di un'altra circonferenza. Quest'altra circonferenza è la circonferenza base o circonferenza fondamentale. Tant'è vero che se noi applicassimo la costruzione grafica di Eulero-Savary, noi abbiamo che il centro di istantanea, il centro di curvatura del profilo eta, quindi di eta, è un punto improprio perché il profilo eta è rettilineo, naturalmente. Ecco, il centro di curvatura del profilo coniugato, che è questo rosa che vi ho appena tracciato, oltre a essere il centro di curvatura di questo profilo, è anche il centro di curvatura della traiettoria di questo punto, che è un punto improprio. Quindi posso sia utilizzare la circonferenza dei regressi e sia portare avanti la costruzione grafica che viene da Eulero-Savary. Allora, se vi ricordate, l'abbiamo applicata più volte, nella costruzione grafica noi andiamo a prendere questa normale qui, e qui c'è un punto H. Il punto H come si ottiene? Dovrei praticamente congiungere il punto omega eta, che in questo caso è improprio, con il centro di curvatura di epsilon. Il problema è che anche il centro di curvatura di epsilon sta all'infinito, quindi omega di epsilon è anch'esso un punto improprio. Quindi attenzione, ripeto, dovrei congiungere questo punto con questo, ma sono due punti impropri, e quindi questi possono essere congiunti soltanto per il tramite della retta impropria di questo piano. Va bene? Fino ad intersecare questa normale nel punto H. Ma naturalmente, se per questi due passa la retta impropria, anche H sarà improprio. Ci siete? Quindi H è anch'esso un punto improprio. È la stessa costruzione, che diventa un po' particolare per il fatto che abbiamo a che fare con punti propri. Ok? Dopodiché dovrei congiungere H con il centro di curvatura di P con 1, che è proprio O con 1. Quindi questo significa condurre la parallela a questa passante per un 1, ed è quello che ci apprestiamo a fare. Quindi per intersezione
Questo punto che cos'è? È il centro di curvatura del profilo coniugato ad eta, cioè di questa curva, nel punto M. E lo abbiamo ottenuto come costruzione grafica della formula derivante dalla formula di Euler-Rosenberg. E questo risultato è interessante perché se ho 1 pi con 0 è il raggio primitivo della ruota 1 e questo angolo, che è un angolo caratteristico, perché? Perché dipende dalla scelta di eta rispetto ad epsilon. Questo angolo qui lo indico con teta, va bene? Rette rispettivamente perpendicolari, questo teta, che ripeto deriva dalla scelta della particolare retta eta, è uguale a questo. Ma questo è ancora uguale a questo, giusto? Che cosa troviamo? Troviamo che questo rho, che è uguale, anzi rho con 1, che è uguale ad R1 coseno di teta, altro non è che il raggio della circonferenza base. Ok? Il raggio della circonferenza base, ossia il raggio della circonferenza evoluta a questo profilo, quindi questo profilo è evolvente. Allora cerchiamo di essere più completi. Se in punto il compasso 1 e traccio questa seconda circonferenza che assume il ruolo, ripeto, di circonferenza base o fondamentale, ma è anche una curva evoluta. Perché? Perché è il luogo dei centri di curvatura del profilo del dente, perché di questo stiamo parlando. E allora che cosa succede? È un risultato interessante che spesso viene dato per scontato, ma che come vedete è conseguenza dell'applicazione del teorema di Camus. Perché? Perché questo profilo, che è il profilo del dente, che è ottenuto come inviluppo della famiglia di rette eta nel moto di puro rotolamento di epsilon su pi con 1, non soltanto è l'inviluppo di quelle rette, ma è anche l'evolvente di questa seconda circonferenza o circonferenza fondamentale. Che presenta una cuspide proprio su di essa. Ok? Quindi questa curva è la curva evolvente della circonferenza base, che la indichiamo in questo modo. Va bene? E allora, capito questo, io posso generare il profilo del dente ad evolvente piuttosto che dall'applicazione diretta del teorema di Camus, che è un po' più complicato perché chiama in causa l'applicazione della teoria dell'inviluppo, posso generarlo come traiettoria nel moto di puro rotolamento di questa retta normale sulla circonferenza base. Ok? Ed è quello che normalmente si fa, diciamo, anche nel corso di meccanica applicata alle macchine, no? Si prende la circonferenza base e si considera il puro rotolamento di questa retta per ottenere la curva evolvente. Ok? Ma questa è conseguenza dell'applicazione del teorema di Camus,
che ha validità generale non soltanto del piano ma anche dei casi spaziali. E tanto è vero che il raggio della circonferenza base viene calcolato proprio in questo modo e teta assume il ruolo di angolo di pressione. Bene, alla luce di questo discorso è molto interessante, molto utile, molto importante dal punto di vista pratico, applicativo, che io possa poter ingranare ruote di diametro diverso, va bene? Ecco, anche questa è conseguenza di questo discorso, cioè la possibilità di avere dei profili coniugati intercambiabili deriva dall'aver scelto una certa curva epiciclo con una certa curva eta, in questo caso sono entrambe delle rette. Quindi il tutto è caratterizzato da questo angolo di pressione. Se ora immagino di considerare una ruota dove questo è O con 1, questo è P con 1 e questo è P con 0, faccio parte del disegno di prima. Questa è la nostra epsilon e questa è eta, dove questo angolo è appunto uguale a teta, cioè angolo di pressione. Ecco, se noi andiamo a considerare una ruota di raggio più piccolo, o 1', o vado a considerare una ruota di raggio, chiaramente queste sono sempre le primitive, più grande, quindi diciamo una O secondo 1, quindi questa diventa P con 1 secondo, questo diventa P con 1 primo. Io qui posso generare diversi profili tenendo però assunta costante la scelta di epsilon ed eta, nonché dell'angolo di pressione teta. Ok? Cioè, andiamo a schematizzare, se da n vado a condurre la perpendicolare qui, io come prima naturalmente individuo il punto M, giusto? Che è il punto di contatto tra i profili coniugati, velocità di strisciamento, tangente. Ma se io vado a fare la costruzione dei tre profili, considerando il rotolamento di epsilon su P1 primo, su P1, su P1 secondo, che cosa ottengo? Ottengo tre profili che sono tutte e tre tangenti tra loro e tangenti ad eta nello stesso punto M, quindi vuol dire che sono tutti coniugati. Sono tutti coniugati. Quindi avrò questo profilo, per esempio, questo, o quest'altro profilo. Va bene? Quindi cosa voglio dire? Che cambiando il raggio della circonferenza primitiva, ma tenendo costante la scelta della curva epiciclo nel rispetto del teorema di Camus, i profili che ottengo sono diversi, ma tutti coniugati tra di loro. Quindi vuol dire che io ottengo quelli che si chiamano i profili di assortimento. Quindi posso considerare una ruota piccola, una ruota grande, ma se tutti fanno riferimento a questa, sono tutti accoppiabili tra di loro. Non è scontato questo discorso, eh? Ok?
ed è una immediata conseguenza del teorema di Cayley. Ecco, quali sono le conseguenze pratiche di questo discorso? Beh, noi abbiamo già accennato a suo tempo che questo altro non è che il profilo della dentiera, cioè della ruota dentata devolvente di raggio infinito. Ok? Quindi se io provo a disegnare di qua, in questo modo, se questo è l'angolo teta, cosa ottengo? Ottengo una sagoma di questo tipo. Questo angolo qui è sempre teta. Ok? Quindi questo che stiamo considerando dal punto di vista tecnico-pratico altro non è che la sagoma di una dentiera con profilo devolvente. Quindi vuol dire che questi tre diversi profili di ruote di diametro diverso sono generati per inviluppo dalla stessa dentiera. Se noi andiamo a immaginare il taglio della ruota dentale per inviluppo con una dentatrice a coltello, questo è il coltello della dentatrice, va bene? E naturalmente può tagliare ruote in diametro diverso, che però si accoppiano tutte tra di loro. Perché? Perché sono associate allo stesso denside, cioè alla stessa scelta della curva epiciclo e dieta. Naturalmente questo discorso è valido in generale. Risulta particolarmente comodo considerare due rette, ma se io considerassi due curve, una epsilon e una eta, va bene? Il discorso sarebbe ancora vero. Sarebbe di minore utilità pratica, ma il discorso sarebbe ancora vero perché è basato sull'applicazione del teorema di Cayley. Quindi i profili di assortimento vengono fuori in realtà da questo discorso. A questo punto entriamo un po' più nel vivo di quello che riguarda il progetto di una coppia di ruote dentate e andiamo a disegnare la coppia di circonferenze primitive per un dato rapporto di trasmissione. Quindi immaginiamo che questa sia la ruota motrice, questa è la ruota condotta, qui abbiamo la retta tangente, questo è il punto P con zero, la ruota motrice velocità angolare omega 1, questa è la omega 2, quindi stiamo parlando di una coppia di ruote esterne. Abbiamo dimostrato più volte come è possibile determinare i raggi di curvatura R1 e R2 nel momento in cui è assegnato l'interasse e il rapporto di trasmissione, come normalmente capita nelle applicazioni pratiche. Va bene? Ok, allora a questo punto andiamo a tracciare, noto che sia l'angolo di pressione che è normalmente noto, quindi noi abbiamo il tau che è uguale a omega 1 su omega 2 che è uguale a R2 diviso R1, poi sappiamo che l'interasse I è uguale ad R1 più R2,
E poi conosciamo normalmente teta, angolo di pressione, che normalmente è unificato pari a 20 gradi. Ok? Nel momento in cui conosciamo teta, posso tracciare questa retta, che come vedete deriva da questo discorso qui, perché teta significa aver scelto eta. Nel momento questo è teta anche quest'altro. Va bene? Ok, quindi qui possiamo rappresentarlo direttamente in questo modo. E posso andare a congiungere, o meglio, a considerare la perpendicolare da 1 a questa retta, sappiamo essere la linea di ingranamento, e ancora la O con 2, andiamo a riportare la perpendicolare ancora. Individuiamo due punti di interesse che sono normalmente indicati della letteratura con T1 e T2, va bene? Ecco, questi T1 e T2, come vedete, ancora una volta sono strettamente collegati a questo discorso. Vedete, qui c'è omega m, che sarebbe il T1 e T2 dall'altra parte, no? È il centro di curvatura del profilo e lo abbiamo dimostrato. Potevamo procedere in vario modo, ma in questo caso applicando la costruzione grafica di quella cosa lì, va bene? Quindi vedete il parallelismo, d'accordo? Allora ritorniamo sulle ruote rettate e questo T1, quindi teta, è collegato alla scelta della curva di ciclo. T1 e T2 altro non sono che i centri di curvatura dei profili, ma sono anche i punti di tangenza con le due circonferenze basi. Questa è una, e questa è l'altra. Perché? Perché questa circonferenza base B con 1 e questa circonferenza base B con 2 sono anche le rispettive evolute dei profili dei denti coniugati tra di loro. Va bene? Mentre queste circonferenze esterne sono rispettivamente la primitiva 1 e la primitiva 2. Quindi se questo è teta, naturalmente è teta anche questo. Se questo è il raggio primitivo 2, ritroviamo quello che abbiamo trovato prima, cioè che rho con 1 è uguale a R1 coseno di teta, rho con 2 è uguale ad R2 coseno di teta, che sono i due raggi delle circonferenze basi, che sono collegati ai rispettivi raggi delle circonferenze primitive per il tramite dell'angolo di pressione teta. Ok? Bene, a questo punto, diciamo, nel disegno, nel progetto di una coppia di ruote dentate, naturalmente noi vogliamo vedere il profilo dei denti. Come si ottiene il profilo dei denti? Abbiamo visto che tutto deriva dall'applicazione del teorema di Camo, ma abbiamo anche capito che lo stesso profilo in sviluppo può essere anche generato come traiettoria di un punto della linea di ingranamento nel moto di puro rotolamento sulle rispettive circonferenze base. Chiaramente questo è più semplice e quindi mi fa comodo procedere in questo modo. Quindi se io vado a prendere un punto tracciante, per esempio questo, lungo la linea di ingranamento, va bene? Faccio rotolare questa retta sulla circonferenza base 2 e ottengo il profilo E2, cioè il profilo revolvente della ruota 2.
faccio rotolare su B1, ottengo il profilo devolvente E1. Ok? Questo modo di procedere è equivalente all'applicazione della teoria degli loop, come abbiamo spiegato in più occasioni. Va bene? E quindi otteniamo questo profilo quindi E con 1 e con 2. Tali profili sono tangenti tra loro sulla linea di ingranamento del punto M. Ok? Gli stessi profili, ribadisco ancora una volta, potevano essere generati anche come sviluppo della retta eta. Va bene? E questi sono i profili collegati. Qual è la caratteristica, diciamo, delle ruote devolvente? Perché si chiamano devolvente? Perché i due profili coniugati 1 e 2 sono delle evolventi di circonferenze. Quali? Le due circonferenze basse. Quindi si chiamano profili devolventi. E perché si fa riferimento a delle ruote dentate con questo particolare profilo e non con un profilo diverso? È perché hanno una serie di caratteristiche pratiche interessanti. E una delle cose più importanti è che riescono a garantire un rapporto di trasmissione costante. Cosa vuol dire? Noi adesso abbiamo una certa esperienza, no? Sulla cinematica. Quindi cosa vuol dire che il rapporto di trasmissione è costante? Attenzione, tau uguale ad omega 1 su omega 2 uguale a R2 su R1. Quindi se questo è costante, vuol dire che questo rapporto deve essere costante. Quindi dipende dai raggi primitivi. Ok? Per un dato interasse io ho certi valori dei raggi primitivi, come riportato su questo schema. Dipende tutto da cosa? Dalla posizione di P con 0. Cioè durante il moto relativo i due profili rimangono costantemente a contatto perché sono coniugati, quindi l'accoppiamento cinematico deve essere corretto. Va bene? E questo è un discorso fondamentale, ma non sufficiente. Perché noi vogliamo un rapporto di trasmissione costante. Per avere un rapporto di trasmissione costante vuol dire che la normale ai profili nel punto di contatto deve passare per P con 0, ma per lo stesso P con 0. Perché se durante il movimento questa normale interseca la congiungente 1 o 2, perché il teorema di Aaron-Kennedy deve essere comunque rispettato, quindi comunque deve stare qui sopra P0, allora si può verificare una variazione del rapporto di trasmissione. Ok? Invece che cosa succede in questo caso? E durante l'ingranamento il punto di contatto M, proprio per come è generato, si muove lungo questa retta, che è la normale comune passante per P con 0. E quindi questo implica che la normale comune passa sempre per P con 0. Quindi il rapporto di trasmissione è sempre lo stesso e i profili sono sempre coniugati. Ok? Questa è una delle caratteristiche importanti per le ruote devolventi, ma non soltanto. In realtà anche le ruote cicloidali rispettano questo, ma le ruote devolventi hanno altre caratteristiche che vedremo strada facendo. Allora, noi vogliamo completare il disegno di questa coppia di ruote dentate e quindi chiaramente abbiamo individuato le curve dei profili coniugati e dobbiamo delimitare il dente, perché non possiamo fare un dente lunghissimo, no? Altissimo, quindi dobbiamo delimitarlo dalla parte superiore alla parte inferiore. In condizioni standard si fa riferimento, come ben sappiamo, al proporzionamento modulare. Che fa riferimento ad un parametro che è il modulo. Ok?
Tant'è vero che il dente, il singolo dente, che vi disegno qui ingrandito, viene distinto tra la parte che sporge sopra la primitiva, che si chiama addendum, e la parte che sporge nella parte inferiore della primitiva, che si chiama dedendum. Ok? Secondo il proporzionamento modulare standard, l'addendum viene assunto pari al modulo, il dedendum deve essere necessariamente un po' più grande per consentire il passaggio della cresta del dente della ruota coniugata, è uguale a 1.25 m. Ok? Il modulo in realtà è collegato al passo, perché qui noi abbiamo disegnato un'unica coppia di profili coniugati, però naturalmente abbiamo un insieme di denti, no? Distribuiti lungo la circonferenza primitiva. Perché bisogna fare in modo, come vedremo, che quando due denti si lasciano, altri due entrano in presa per garantire, come sappiamo, la continuità del nodo. Benissimo. E quindi abbiamo un certo numero di denti che sono equidistanziati rispetto alla primitiva per il tramite del passo. Quindi il passo è uguale a 2π greco r diviso il numero di denti. Va bene? Quindi 2π greco r1 diviso z1, ma questo è anche uguale a 2π greco r2 diviso z2. Naturalmente i due passi devono essere uguali, perché le due ruote devono ingranare, giusto? Dove z1 e z2 sono i numeri di denti. Bene, il passo è anche uguale a π greco m. E questo giustifica l'introduzione di questo nuovo parametro di progetto, che è il modulo. Perché, come vedete, bisogna semplicemente moltiplicare per π greco. Questo mi semplifica la vita, perché mi consente di eliminare questi π greco che naturalmente possono darci fastidio dal punto di vista pratico, no? Perché naturalmente qui abbiamo un certo numero di ruote dentate con modulo unificato, e quindi modulo 1, modulo 0,75, 1,5, cioè sono dei numeri decimali a una o due cifre decimali in sostanza, cosa che non potremmo avere se ci fosse π greco di mezzo. Va bene? Ok, allora, detto questo, come vedete noi abbiamo assegnato questi tre parametri, ce ne vuole un altro, e quindi ci interessa conoscere anche il modulo. Infatti R1 è uguale ad m z1 mezzi, R2 è uguale ad m z2 mezzi. Se R1 ed R2 possono essere espressi in funzione del modulo e dei numeri di denti, qui possiamo aggiungere un'ulteriore eguaglianza, perché R2 è m z2, insomma, vabbè, semplifichiamo direttamente, qui abbiamo z2 diviso z1.
giusto? Quindi, come vedete, il rapporto di trasmissione dal punto di vista tecnico dipende dal rapporto di numero di denti. Quindi vedete che passiamo da i raggi primitivi, che sono delle traiettorie polari nel modo relativo, quindi un concetto abbastanza astratto, va bene, a delle informazioni, diciamo, tecniche, che fanno riferimento al numero di denti. Cioè, basta contare il numero di denti e io posso risalire immediatamente al rapporto di trasmissione, che poi è uguale naturalmente al rapporto delle velocità angolari. Bene, allora, alla luce di queste informazioni io posso andare a ricavare anche i raggi delle circonferenze di troncatura esterna e interna. Quindi R1 esterna è uguale ad R1QM, R1 interna è uguale ad R1 meno 1.25 di M, R2 esterno è uguale ad R2 più M, R2 interno è uguale ad R2 meno 1.25 di M. Quindi ricavo i raggi di altre 4 circonferenze, 2 per ciascuna ruota, troncatura esterna, troncatura interna. Questo mi consente di tagliare i denti nella parte superiore e nella parte inferiore. Andiamo a tracciare queste circonferenze. Queste sono le troncature esterne delle due ruote. La prima troncatura esterna, come vedete, abbiamo questo punto di intersezione che noi indichiamo con M1, e questo punto lo indichiamo con M2. Naturalmente poi abbiamo la troncatura interna, dell'una e dell'altra. Ok? E allora a questo punto possiamo andare a delimitare il dente e a disegnare completamente i due fianchi del dente. Quindi qui c'è un raccordo radiale e qui viene tagliato. Quindi un dente sarebbe questo, e l'altro dente, coniugato adesso, è quest'altro. Questi sono i due denti coniugati. Come vedete, il dente alla ruota 2 viene tagliato qui, dalla troncatura esterna, il dente della ruota 1 viene tagliato qui dalla propria troncatura esterna. Va bene? Ecco, a questo punto, come in qualche modo già sappiamo, ci sono dei problemi di natura cinematica. Ci sono due problemi fondamentali. Questi due problemi fondamentali sono l'interferenza e la continuità del moto, cui dobbiamo fare i conti. Va bene? Allora, per quanto riguarda il primo punto, cioè l'interferenza, ecco, noi possiamo avere interferenza nel momento in cui il punto di contatto M viene a trovarsi
fuori dal segmento T1, T2, dove T1, T2 sono i due punti di tangenza della linea di ingranamento con le circonferenze base, no? Eccolo qui, T1 e T2. Se per esempio il contatto, esagero per chiarezza nel disegno, dovesse verificarsi qui, comunque al di fuori del segmento T1-T2, ecco, noi qui se andiamo a disegnare una coppia di profili ad evolvente, e il modo di procedere è sempre lo stesso, perché dovrei far rotolare questa retta su B1 e poi su B2, no? Stesso modo di procedere. Allora, all'incirca, che cosa accade? Allora, teniamo questo profilo. E quest'altro. Quindi questo è il profilo E2', quest'altro, quello interno, è E'1, cioè i due profili ad evolvente che sono tangenti tra loro in questo punto M' della linea di ingranamento, che è anche la normale ai profili, ok? Quindi questa è comunque la normale ai profili che passa per P0, quindi anche questi due sono coniugati, giusto? Quindi sotto questo aspetto non ci sono problemi. Il problema qual è? Che il centro di curvatura del profilo E1' è T1. Il centro di curvatura del profilo E2' è T2. Quindi i due profili sono concavi, non convessi come il caso precedente. Perché? Perché i centri di curvatura, che sono sempre T1 e T2, cadono entrambi dallo stesso lato rispetto al punto di tangenza. Nel caso precedente i due profili cadevano da lati opposti rispetto al punto di contatto, va bene? Infatti erano convessi. E che conseguenze ha questo discorso? È che ho un problema di realizzazione pratica, cioè dal punto di vista teorico non ci sono problemi, ma dal punto di vista pratico non riesco a realizzarli, perché il materiale dove lo metto? Teoricamente dovrei mettere il materiale sui lati opposti del profilo, altrimenti si verificherebbe compenetrazione, giusto? Ma proviamo per assurdo a ragionare in questo modo. Metto il materiale da lati opposti, ma come si presenta il dente della ruota 2? Viene fuori uno sgorbio, oltre dal punto di vista estetico, diciamo, non è funzionale, perché così, volendo divertirci, fare qualcosa di strano, no? Verrebbe una sorta di scure, perché si apre, vedete? Rispetto alla circonferenza base si apre con un contatto che si verificherebbe sulla parte interna, cioè qui, ci siete? Naturalmente la cosa non è realizzabile, perché non si verifica più l'ingranamento, e quindi si verifica interferenza. Allora, dire che si verifica interferenza vuol dire che i profili non sono più coniugati, cioè l'accoppiamento cinematico non è più corretto, e quindi noi dobbiamo evitarlo, naturalmente. Però abbiamo tradotto questo punto in maniera più pratica. Perché? Perché noi diciamo semplicemente che il contatto deve cadere all'interno di T1 e T2. Perché solo in tal caso sono convessi e solo in tal caso sono realizzabili. Va bene? Ok. Allora andiamo ancora a
avanti in questa direzione. Certo che dal punto di vista pratico, ingegneristico, noi vogliamo una formuletta ancora più immediata, no? Questo può essere ottenuto in maniera abbastanza semplice se andiamo a considerare il caso limite, perché poi questo discorso diventa più pericoloso man mano che aumenta il rapporto di trasmissione, perché all'aumentare del rapporto di trasmissione aumenta la differenza dei raggi, no? Maggiore il rapporto di trasmissione, più ho una ruota piccola e una grande, ok? E quindi tenendo costante per esempio la ruota motrice come raggio, aumenta il diametro della ruota condotta. Qual è il caso limite? Il caso limite si ha quando questo va all'infinito. Quindi la condizione più pericolosa per l'interferenza è quando ho l'accoppiamento rocchetto-dentiera, perché è un rapporto di trasmissione che va all'infinito. Ci siete? Quindi se noi andiamo, diciamo, a vantaggio della sicurezza con riferimento all'interferenza, a considerare il caso limite, che cosa possiamo scrivere? Immaginiamo che questa sia la circonferenza primitiva della ruota motrice, e la circonferenza primitiva della ruota condotta si è ridotta ad una retta nel momento in cui faccio riferimento alla dentiera, giusto? Vado a fare la stessa costruzione fatta prima, stesso ragionamento, quindi questo è il punto tipo 1, questo è l'angolo teta, immaginando che il verso di rotazione sia questo. Questo è R1, questo naturalmente è ancora teta, questo è 90 gradi e questo è pi con 0. La condizione più pericolosa, anche in questo caso, come si materializza? Sempre con riferimento all'interferenza. Che la troncatura esterna, sarebbe questa arancione, passa per T1, cioè quando M1 si avvicina a T1, quella è la condizione limite, perché un pelo dopo M1 esce fuori, giusto? Quindi M1 va a finire su T1. È la condizione limite, va bene? Ecco, quindi che vuol dire? Che la troncatura esterna deve passare per M1 se vogliamo individuare la condizione limite per l'interferenza, ed è quello che facciamo anche qui, solo che naturalmente anziché una circonferenza abbiamo una retta. Va bene? Ma se questa è l'equivalente della circonferenza di troncatura esterna, ovviamente questa distanza è uguale all'addendum, giusto? Nel proporzionamento modulare. Quindi posso riportarlo anche qui, se questo lo indico con A, io ho che T1A è uguale all'addendum. Ma questo abbiamo detto che è l'angolo di pressione e questo è ancora l'angolo di pressione. Va bene? Questo è R1. Allora posso giocare un po' con questi triangoli rettangoli in maniera molto semplice e posso dire che P0T1 è uguale ad R1 seno di teta dal triangolo P0T11, ma attenzione, R1 abbiamo detto che è M01 mezzi per il seno di teta,
Questo è P0, T1. Ma T1A è uguale sì all'addendum, ma se guardo quest'altro triangolo rettangolo è anche uguale a P0 T1 per il seno di teta, ok? Dove P0 T1 è questo. Va bene? Allora, cosa otteniamo? Che l'addendum, che nel proporzionamento modulare è uguale al modulo, cioè T1A, è uguale a P0T1 seno di teta. P0T1 è questo, quindi ho MZ1 mezzi sen quadro di teta. MM si semplifica, Z1 minimo, perché sto nella condizione limite, va bene, è uguale a 2 diviso sen quadro di teta, che è all'incirca uguale a 17 per teta uguale a 23. Questa formuletta è una semplice formuletta di verifica della condizione di interferenza. Quindi ci siamo messi nella condizione peggiore considerando l'occhietta del tiro. Nella condizione peggiore, che la troncatura esterna passa per T con 1, e quindi se io assumo per esempio Z1 uguale a 18 per la ruota più piccola, io sto tranquillo, sicuro non si verifica interferenza, anzi sto abbondantemente oltre il limite di pericolo dell'interferenza. Quindi vedete come tutto questo ragionamento teorico gradualmente poi arriva a delle, giustamente, delle formulette pratiche, perché noi comunque siamo ingegneri e quindi dobbiamo poi dare risposte immediate, ma con cognizione di causa. Va bene? Quindi in questa maniera noi stiamo semplicemente imponendo che il punto di contatto cada all'interno del segmento T1, T2. Va bene? Potremmo fare anche un disegnino isolato. Questo è T2, questo è T1, qui c'è T con 0, M1, M2. Questi sono i punti di interesse. Ma c'è ancora qualcos'altro che dobbiamo mettere in evidenza e analizzare, quello che riguarda la continuità del moto. Cioè, è un secondo aspetto cinematico di fondamentale importanza, quindi uno, i profili devono essere coniugati e non deve verificarsi interferenza, perché l'accoppiamento cinematico deve essere corretto. Due, il moto deve essere continuo. Ok? Perché avendo i denti un'altezza limitata, per ovvi motivi, noi dobbiamo fare in modo che prima che una coppia si lasci, un'altra entra in presa, altrimenti avrei un movimento a picchettio, no? Cioè con delle accelerazioni e degli urti continui, con problemi di rumore e anche di resistenza. Va bene? E allora incominciamo con il mettere in evidenza che questo segmento ha importanza per la continuità del moto e si chiama segmento di accesso, cioè lambda. Mi riferisco al segmento P0M1. Analogamente abbiamo questo secondo segmento che è P0M2, che è il lambda di recesso. Quindi il contatto tra i denti, tra la stessa coppia di denti, inizia in M1 e finisce in M2. Ok? Come vedete, P con 0, centro di istantanea rotazione, divide il luogo dei punti di contatto in due aliquote, due segmenti, segmento di accesso e segmento di recesso.
in corrispondenza di questi segmenti ho anche, diciamo, un cambio di segno, come vedremo, della velocità di strisciamento. Va bene?